Allora, riprendiamo il discorso di giovedì scorso, dove ci eravamo convinti, no, dell'importanza di un processo che tenga, processo di progettazione che tenga in conto l'usabilità da parte degli utenti, e veniamo a qualche esempio di come mettere in pratica questo, diciamo così, desiderio, no, di progettazione dell'interfaccia utente usabile. Avevamo cominciato a considerare, ad esempio, un uso ottimale, attraverso questa tabellina che ci dà qualche suggerimento, l'uso ottimale degli elementi, i widget, offerti dalle varie interfacce grafiche in funzione del task, no, del compito che l'utente doveva utilizzare, doveva, diciamo così, diciamo meglio, in funzione del compito che il sistema operativo deve permettere all'utente o deve invitare l'utente a compiere. E quindi abbiamo le varie elementi che sono, tutto sommato, nella loro essenza di base, sono invariati da 20 anni. Se guardate la data di questa tabella è del 95, sono passati 20 anni da quando qualcuno si è preso la briga di fare questa tabellina. E oggi nell'interfaccia utente continuiamo a avere dei radio button, continuiamo a avere delle checkbox, continuiamo a avere dei campi di testo, continuiamo a avere delle tendine, dei menu tendina che si selezionano. Quindi la grammatica di base dell'interfaccia non è cambiata un granché, chiaramente si è limata, ha assunto sempre maggiore importanza e si sono trovate soluzioni sempre più efficienti, ma tutto sommato i principi di base sono sempre gli stessi. Cioè quello di riuscire a trovare la combinazione di elementi di controllo che più si avvicina o più correttamente modella l'azione che deve fare l'utente e il tipo di dati su cui deve operare l'utente. Cioè l'interfaccia grafica è una finestra sul modello concettuale. Se io in una tabella ho i dati dell'utente, ho i dati di un appuntamento, ho i dati di un esame, di quello che sia, questa tabella contiene certi campi. Questi campi hanno certi vincoli, hanno certi valori possibili, hanno certe relazioni tra di loro. Ecco, l'interfaccia utente deve far capire all'utente, in mezzo a 27 livelli di tecnologie diverse, ma che cosa c'è dentro, che tipo di dato mi aspetto, che tipo di operazione è lecita, che tipo di valore è corretto e quale invece non è corretto. Quindi, ad esempio, se devo selezionare una voce, deve essere evidente all'utente se la voce da selezionare è univoca oppure multipla, cioè posso selezionare più di una voce oppure no. E questo deve essere visibile a colpo d'occhio. Oppure se sia permesso o no inserire un valore che non sia ancora presente nell'elenco. Queste cose le devo riuscire a capire immediatamente. E questa tabellina ci dice, guarda, queste funzionalità di base che sono, tutto sommato, selezionare un valore, un insieme di valori, oppure inserire un valore che potrebbe essere già presente oppure no, si possono fare in modi diversi a seconda che io non abbia problemi di spazio, seconda colonna, oppure nel caso in cui abbia invece dei problemi di spazio, e quindi questo elemento lo voglio, mi serve, diciamo, includerlo nell'interfaccia grafica, ma voglio limitarne lo spazio impiegato. Perché lo voglio limitare lo spazio impiegato? O perché lo spazio complessivamente è poco, quindi un'interfaccia che deve andare su un device limitato, quindi lo spazio è prezioso in generale, oppure magari in generale spazio ne ho, ma a questo specifico dato non ne voglio dedicare molto, per far capire che non è poi così importante. Magari è un dato opzionale, magari è un dato aggiuntivo. E allora visivamente, no, faccio in modo che occupi un angolino, occupi una parte, una porzione secondaria, no, dell'impatto visivo. Queste sono alcune regole generali. Queste tabelle successive, ma non impariamo a memoria, le scorriamo velocemente per capire il ragionamento, entra un pochino più nel dettaglio, no? E sono una serie di regole che ci si può dare, dicevo, sono vecchi quasi 20 anni, ma è difficile trovare delle eccezioni oggi a queste regole, nel senso che sono ancora usate, anche se non in questa forma, ma se andate a vedere le varie linee guida di usabilità, quelle di Android, quelle di Apple, moderne, dell'anno scorso, sotto sotto, diciamo così, alla base ci sono queste cose. E sono sotto forma di regole, if, use, cioè se sei in questa condizione, e la colonna di sinistra ci indica quali condizioni, in quale condizione potremmo trovarci, allora il suggerimento è di usare l'elemento grafico che è rappresentato sulla destra. Quindi, questa prima videata tratta il caso in cui noi dobbiamo chiedere all'utente
di selezionare un valore tra valori alternativi tra di loro. Mi sono un po' inciampato con la parola valore. L'utente deve scegliere un'opzione tra un insieme di opzioni mutuamente esclusive. Nel caso in cui i dati siano dati discreti, come dati discreti essenzialmente sono elenchi di nomi oppure intervalli di numeri interi, quindi non parliamo di numeri reali, non parliamo di colori, non parliamo di sfumature, ma parliamo di valori, un giorno, la settimana, il mese, la città, la provincia. Nel caso in cui siano rappresentati a parole, quindi tendenzialmente sono valori che possono essere detti, vengono detti, sono parole, più che non numeri, e il numero di alternative possibili sia limitato, 15 da 2 a 8. Quindi le regole di questa pagina valgono se siamo in uno di questi casi. Poi abbiamo delle pagine successive che invece modificano queste regole e ci dicono come comportarci negli altri casi, no? In cui questi quattro vincoli non valgono. Allora, se valgono però questi quattro vincoli, allora ci sono quattro sottocasi. Sottocaso 1, non è mai necessario che l'utente inserisca da tastiera, reale o virtuale, un valore. Questo sono nei casi 1 o 2. Nei casi 3 o 4 invece type entry may be necessary, cioè può darsi il caso che l'utente debba inserire un valore nuovo perché non c'è ancora nel sistema. E quindi, è un altro modo di dire la stessa cosa, il contenuto non cambia mai, cioè l'elenco delle alternative, poiché l'utente non ne può inserire delle nuove, non cambia mai, è sempre lo stesso. Mentre invece negli ultimi due casi, poiché l'utente potrebbe voler inserire un valore nuovo, il contenuto può cambiare, cioè la volta successiva è diverso, perché comprende anche il valore appena inserito dall'utente. E poi la differenza tra l'1 e la 2 e la differenza tra la 3 e la 4 è semplicemente quella sullo spazio. C'è, è disponibile spazio adeguato oppure non è disponibile spazio adeguato, ci siamo in ristrettezza di spazio. Allora, nel primo caso, lui consiglia di usare dei radiobatton, elenchi di opzioni. L'utente in questo caso ne può selezionare, le deve selezionare esattamente uno solo. Le opzioni sono tutte visibili, abbiamo detto che sono poche, fino a 8 massimo, circa ovviamente, quindi non occupa troppo spazio elencarle tutte, non sono 200. Quindi vederle tutte rende molto più veloce la scelta da parte dell'utente, perché lui ha di fronte a sé tutte le alternative e sceglie quella che preferisce. Solo nel caso in cui abbia, diciamo, limitazione di spazio, allora è possibile avere un elenco a comparsa o a scomparsa, a seconda di come lo vogliate chiamare. Nel momento in cui questo elenco è chiuso, occupa una riga sola, nel momento in cui lo si apre, temporaneamente mi mostra le alternative. Alternative che magari sono poche, quindi non c'è neanche bisogno troppo di fare scrolling per vederle tutte. Se invece l'utente deve poter inserire un'opzione aggiuntiva, allora servono forme di questo genere. Combo box è una lista associata a una casella di testo, oppure una tendina scomparsa associata a una casella di testo. Cioè la differenza tra questi due, tra il terzo e il quarto caso, è che nel terzo caso questo elenco è sempre visibile. Ricordate la finestra di Word in cui ci avevamo i caratteri. Mentre in quest'altro caso questo elenco di valori normalmente non è visibile, solamente quando premo sulla frecciolina compare. Quindi nella versione chiusa occupa meno spazio. I radiobatton non sono mai adeguati quando il numero di voci può essere variabile. Quindi queste coprono già un certo tipo di casistica. Tutte le casistiche che soddisfano queste quattro condizioni di partenza. Se no, secondo caso, cosa cambia? Cambia solamente la quarta condizione, quassù in alto, dice alternative mutuamente esclusive, dati discreti, possono essere pronunciati, detti a parole, e sono molti. Allora, se sono molti elementi, poi ovviamente le quattro sottocategorie sono le stesse di prima, le scelte in termini di interfaccia grafica si limitano di molto. E di fatto ricadiamo solamente nel caso della list box o della combo box. No? La list box è questa, l'elenco delle alternative, la combo è una lista, questa è la parte lista, con una casella di testo sopra. Si
chiama combo perché è la combinazione tra una lista che contiene un insieme di valori già definiti e una casella di testo in cui eventualmente posso inserirne una nuova. Allora, la versione combo ovviamente mi servirà se devo inserire del testo, la versione lista pura invece mi servirà se non devo inserire del testo. Cosa è successo? Che è scomparso il radio button. Cioè, se ho tante voci non ha senso riempire paginate di testo con tanti radio button, anche perché se non li vedo tutti insieme a colpo d'occhio fatico a capire qual è stato selezionato, qual è quello che attualmente è selezionato, se non li vedo tutti. Quindi è meglio a questo punto una list box che mi mette in evidenza la voce selezionata. List box a sua volta a comparsa oppure sempre visibile, a seconda delle condizioni di spazio. Quindi queste sono alla fine i tre tipi di controlli che possiamo usare per coprire queste casistiche. Radio button va bene quando ho poche alternative e abbastanza spazio. List box, quindi riquadro sempre visibile con le alternative, va bene sia che le alternative siano poche, sia che siano molte, lo troviamo in entrambi i casi, ed eventualmente può essere a scomparsa nel caso in cui lo spazio sia limitato. La combo box, che è una list box con in più un campo di testo sopra, da usare solamente quando l'utente può scegliere un valore che non era presente in lista. Scegliere, nel senso di mettere, inserire lui un valore. Quindi, fatto la combo cattura due casi diversi, quello di selezionare un valore esistente oppure inserire un valore non esistente. E anche nel caso della combo può essere scomparso oppure no, a seconda che ci siano vincoli di spazio oppure no. Ci sono ovviamente, non sono questi tutti i casi possibili. Ad esempio possiamo parlare di dati sempre discreti, sempre mutuamente esclusivi, ma che abbiano una rappresentazione grafica naturale. Cioè, pensiamo al calendario, è disegnato un piccolo calendario, è un dato discreto, cioè i giorni sono valori distinti, non è un continuo di valori, sono molti, le alternative possibili sono molti, 365 ogni anno, ma se noi prendiamo un decennio sono 3000, ecco. Non ci verrebbe da mettere una tendina, una lista con 3500 valori per scegliere la tua data di nascita. No, poi non basta perché sarebbero solo gli ultimi 10 anni. Quindi se andiamo a prendere gli ultimi 100 anni sono 35.000 valori in una tendina per scegliere la data di nascita. Non va bene. No? C'è di meglio? Sì, c'è di meglio. Sfruttiamo la conoscenza intuitiva, il modello mentale che ciascuno di noi ha di una data che è fatta di anno, mese e giorno. E quindi anche a livello di interfaccia utente usiamo dei controlli specializzati, dei widget specializzati per permettere di inserire date, che quindi ti permettono di selezionare, navigare tra gli anni, i mesi e il giorno, andare a selezionare più rapidamente la data che vuoi. Eventualmente questo potrebbe anche essere in versione combo, in cui se voglio ho anche la casella di testo in cui scrivere la data, se sono più veloce a scriverla piuttosto che non selezionarla. Però in questo caso ho sfrutto la bidimensionalità, un calendario è una cosa bidimensionale, anzi tridimensionale se pensiamo che posso cambiare i mesi o gli anni. Oppure devo scegliere un colore, allora avere i colori in elenco alfabetico, in elenco di saturazione non facilita. Quindi molto spesso l'interfaccia quando dicevano di scegliere, quando vi chiedono di scegliere un colore, vi mostrano una tavolozza di colori possibili. In alcuni casi con delle scelte arbitrarie, in alcuni casi invece in cui nelle due dimensioni varia la saturazione di colore e la tinta, così hanno anche una rappresentazione logica. Quindi quando i dati che l'utente deve selezionare si prestano intuitivamente a una rappresentazione bidimensionale, cerchiamo di usare quella sempre per avvicinare di più l'interfaccia al modello mentale dell'utente. Dopodiché, altra possibilità, valori mutuamente esclusivi, non scelto frequentemente, quindi questo dobbiamo anche fare le scelte, non tutte le informazioni sono ugualmente importanti, alcuni dati dovranno essere inseriti sempre, dovranno essere cambiati di frequente, altri dati saranno cambiati più raramente. Allora noi, per progettare la nostra interfaccia, dobbiamo cercare di minimizzare lo sforzo, la fatica, nel usare gli elementi più frequenti, più importanti, eventualmente anche a costo di rendere un pochino più scomodo l'inserimento dei dati meno frequenti, meno importanti.
più opzionali. Va bene, se è un dato che inserisco solo una volta ogni 5 giorni, anche se ci metto un mezzo secondo in più, non mi capita niente. Se è il dato che lui mi chiede ogni volta, io devo inserirlo in un modo macchinoso, mi arrabbio di più. Quindi ovviamente la quantità di spazio che abbiamo a disposizione, di controlli che abbiamo a disposizione è limitata, dobbiamo giocarceli bene. Allora lui dice, guarda, se hai dei casi in cui il valore non è frequentemente selezionato e non cambia, e soprattutto l'utente può anche immaginare o ricordare i dati che non vede, puoi pensare di collassare il tutto, ad esempio, con un controllo di questo genere. Cosa si dice questo? Quello è un numero intero che tipicamente posso modificare, aumentare o diminuire, incrementare o decrementare con le due freccioline a fianco. Mi è facile immaginare cosa succederà se premo la freccia in alto, che quel 3 diventa un 4. Cioè, non ho bisogno di vedere le alternative, i valori alternativi per sapere cosa succede quando lo incremento, quando lo decremento. Ecco, se anziché i numeri, un numero 3, ci fosse lì scritto Reggio Emilia, cioè stiamo selezionando le province, ecco, diventa già meno facile capire qual è quella precedente e qual è quella successiva. Perché da Reggio Emilia per passare a Torino so che devo andare giù un certo numero di volte, non so quante. Proprio saperle così in ordine alfabetico le province non è uno skill che tutti abbiamo. Se ci fosse scritto mercoledì, sarebbe molto più facile sapere che dopo c'è il giovedì e prima c'è il martedì. No? Quindi, chiediamoci, l'utente ha chiaro in mente qual è l'ordine in cui possono comparire le voci? Se sì, e se è infrequente il caso in cui lui debba cambiare valore, un controllo di questo genere è estremamente compatto e tutto sommato efficace. Fa vedere la voce selezionata, non fa vedere le voci alternative perché diamo per scontato che l'utente le sappia già. È un po' più scomodo di una tendina, di una lista, perché è perché se devo spostarmi di quattro elementi devo cliccare quattro volte. Non basta aprire la tendina e selezionare quella giusta, oppure semplicemente selezionare la voce della lista che è già aperta. Quindi è un po' più scomodo. Quindi fornisce meno informazione e è un po' più macchinoso da usare, in compenso, quando sono verificati questi casi, risparmiamo molto spazio. E sta a noi valutare ovviamente se usarlo. Se invece ovviamente non abbiamo problemi di spazio, allora mettiamo una combo, una casella di testo con una lista che è combinata e che va sempre bene. Cioè, vedete che la combo box risolvono quasi tutti i problemi. Altri casi, dati questa volta continui, non discreti. Cioè, insomma, il livello di trasparenza di un'immagine che va dallo 0 al 100%. Allora, è molto più intuitivo, visto che è un valore comunque analogico, permetterti di inserirlo in modalità analogica, quindi spostando uno sliderino a destra o a sinistra per vedere cosa cambia. L'importante è ovviamente che le variazioni in qualche modo siano anche qua, l'effetto di una variazione sia predicibile dall'utente, che in qualche modo ci sia una funzione, se non lineare, almeno molto continua, e non che evitare il fatto che a piccole variazioni dello slider cambi, diciamo, comportino delle variazioni notevoli nel risultato. Perché uno slider di questo genere per sua natura non si presta ad essere preciso. Perché già essere preciso un pixel è molto faticoso, più di così non si può. Quindi l'importante è che vogliamo un dato che sia relativamente approssimato e facile da settare, facile da vedere, un po' di più, un po' di meno. Poi molto spesso lo slider in modalità combo si affianca anche a una casellina di testo in cui è riportato il valore numerico, quindi se voglio andare di fino vado a modificare il valore numerico. È chiaro che vale per quei valori, vabbè, innanzitutto che siano su un continuo e di cui ci sia una nozione intuitiva di meno più, tanto poco, sinistra, destra, alto, basso, no? Che abbiano in qualche modo un senso fisico a loro volta. Ad esempio, per un colore non è adatto, per la scelta di un colore. Perché? Quello vuol dire spostarmi un pochino più a destra, un po' di più. Diventa più giallo o più rosso o più blu? No? Il colore purtroppo è un oggetto tridimensionale, quindi se invece sto parlando della luminosità dell'immagine o del contrasto, allora ha senso. Perché tanto nessuno di noi sa se il contrasto più giusto deve essere 77 o 78%. Ma proviamo a alzarlo un po', proviamo a abbassarlo un po'.
e vediamo il risultato. Ma sappiamo cosa vuol dire, qual è l'effetto di alzare un po' il contrasto, cosa ci aspettiamo e qual è quello di abbassare un po' il contrasto. Mentre invece alzare un po', cambiare un po' la tinta del colore, no, il campo della componente H, la U del colore, a meno che non lavoriate col colore tutto il giorno, non è intuitivo. L'altro caso 6, alternative non esclusive, che questo è il primo caso in cui stiamo pensando ad alternative non esclusive, cioè in cui l'utente possa selezionare anche più di una voce contemporaneamente. Ritorniamo nei casi precedenti, dati discreti, rappresentati testualmente e non graficamente. Non dobbiamo inserire valori nuovi, quindi il contenuto non cambia e supponiamo di avere abbastanza spazio. Allora, cosa possiamo fare? Se abbiamo poche scelte, quindi da 2 a 8 come regola, vanno benissimo le checkbox, che è equivalente del radio button della prima volta, solo che la differenza qua è che posso scegliere più di una voce, mentre nel radio button ne potevo scegliere, anzi ne dovevo scegliere una sola. E poi c'è l'ultima riga che dice: se invece le opzioni fossero molte, sono 20 anni che ci provano e non sono ancora riusciti a trovare un sistema che funzioni bene. Nel senso che quello che l'elemento grafico che è suggerito qua è la Multiple Selection List Box. Cos'è? La list box era questa. Una list box con selezione multipla è una list box in cui posso selezionare più di una voce contemporaneamente. Allora, nella maggior parte dei casi esistono già queste cose. Per selezionare più di una voce, di solito lo si fa tenendo premuto il control o command quando seleziona la seconda, la terza, la quarta voce. Queste cose qui nessuno le sa, nessuno le usa. Sono complicate da usare, se poi ti scappa un click ti si riazzera tutto, perché se per caso ti sbagli a fare click e non control click si cancellano le scelte precedenti, non è mai possibile vedere quali sono le voci selezionate e quindi di fatto non le usa nessuno. Non esiste un elemento grafico consolidato che permette di fare una selezione multipla tra voci numerose. Se io devo permetterti di selezionare tra 100 voci, cosa posso fare? Oggi la scelta migliore non è fare questo, ma fare comunque 100 checkbox, che sono bruttissime da vedere. Oppure in alcuni casi sono le combo box, un autocompletamento, comincia a scrivere, ti fa scegliere solamente i valori possibili e sotto ti fa riassuntino delle voci che hai già scelto, con una crocetta a fianco per poter cancellare una a una. No, immaginate, ma altri siti l'avete fatto quando uno aggiunge magari le parole chiave. Proprio in quel caso è difficile passare il messaggio che puoi scegliere solamente tra valori predefiniti. Se hai un casello di testo in cui metti il keyword o gli hashtag o cose di questo genere, il messaggio che ti dà è scegli quello che vuoi tu. Se poi c'è già, te lo faccio vedere e ti aiuto a completarlo, ma sei comunque libero di scrivere cosa vuoi. Avere una scelta multipla di valori vincolata da un elenco è molto difficile da rendere a livello di interfaccia utente, no? Però oggi non ci sono soluzioni soddisfacenti. Ok, questi sono gli elementi di base. Poi, ovviamente ci sono gli altri elementi, tipo inserisci un testo più corto, un testo più lungo, va bene, sono una casella di testo, oppure casella di testo su più righe. Poi non dimentichiamoci che all'utente dobbiamo anche far capire quale dato è correlato a quale altro dato, cioè quali sono le relazioni logiche tra questi dati. E questo lo facciamo con la spaziatura, con i titolini, con le didascalie. Ad esempio questi quattro radio button sono messi vicini e quindi sono visivamente dicono noi siamo un gruppo unico. E questo gruppo cosa sceglie? Sceglie la justification. Di che cosa? A livello di documento. Mentre qua inserisci il nome del documento no, il nome dell'autore. Quindi piccoli indizi come un titoletto, un riquadrino, una linea di separazione danno contesto a questi elementi. Perché da solo name può voler di tutto, può voler di niente. Ma name vicino a un titolo che si chiama auto, capisci che è il nome dell'autore del documento e non è il nome del documento. Quindi sono piccoli indizi che aiutano, ricordatevi il don't make me think, aiutano a non porsi delle domande ma avere già subito la risposta di fronte. Quindi tutti questi elementi che servono per raggruppare visivamente i vari controlli quando sono collegati logicamente tra di loro, quando raccontano diversi aspetti della stessa informazione. Quindi in qualche modo quello che stiamo cercando di fare è di
chiederci, ma io a un certo punto nel caso d'uso ho detto che l'utente deve inserire i dati dell'appuntamento. Allora, vado a vedere il modello concettuale, dice l'appuntamento che informazioni ha? Beh, ha una data, una specialità, eccetera, eccetera. Allora, questi dati che devo raccogliere, di che tipo sono e con che forma visuale li posso raccontare? Senza dover dire all'utente, guarda che un appuntamento richiede che tu specifichi questo o quest'altro. Gli prendo una videata dove lui capisca esattamente che cos'è un appuntamento, quali dati sono necessari, quali sono obbligatori, quali sono opzionali e quali sono i vincoli, formato accettabile per ciascuno di questi. Il tutto in 2-3 decimi di secondo devo riuscire a capirlo. Questo è il lavoro che stiamo facendo. E quindi giochiamo appunto anche molto sugli spazi. Quindi non mi soffermo sul ragionamento del layout, tranne per l'ultima domanda. Attenzione che le scelte che facciamo dipendono dal dispositivo. Per cui se noi stiamo facendo un'interfaccia desktop o web, immaginiamo di avere una certa quantità di spazio e una certa possibilità di interazione da parte dell'utente, tastiera, mouse. Se facciamo qualche cosa per un'interfaccia mobile, invece dobbiamo già pensare che lo spazio sarà diverso e anche le modalità di interazione sono diverse, saranno diverse. Cioè una cosa di questo genere in un'interfaccia mobile è un'istigazione a domicilio, perché non riuscirai mai a beccare la frecciolina giusta, no? E quindi se finora la maggior parte della progettazione che abbiamo fatto è stata a prescindere dalla forma fisica dell'interfaccia, ma anche il caso d'uso, abbiamo detto concentriamoci sulle informazioni che sono scambiate, non pensiamo ancora a come sono fatte le videate. Ecco, adesso invece ci dobbiamo pensare. Quindi faremo dei mock-up diversi a seconda che l'applicazione sia un'applicazione web o desktop oppure che sia un'applicazione mobile, ovviamente. Noi ci concentriamo soprattutto sulla parte web, che tutto sommato è più semplice e anche la più utile, la più diffusa, perché poi sul mobile ci sono delle sottocasistiche più complicate, per cui tante informazioni vanno spezzate su più pagine proprio per motivi di spazio. Ecco, che relazione c'è? L'ultima domanda che ci facciamo prima di passare a un esempio, che relazione c'è tra ciò che abbiamo visto a livello di caso d'uso e ciò che invece vogliamo costruire a livello di mock-up, ossia di prototipo dell'interfaccia utente? È una relazione molto stretta. Abbiamo visto che i casi d'uso raccontano di uno scambio alternato di informazioni tra utente e sistema. Quindi ci sono informazioni fornite dal sistema all'utente, e il sistema mostra all'utente delle informazioni, quindi dà delle informazioni, visualizza dei dati, visualizza dei risultati, mettendoli nella pagina, nell'interfaccia. E poi il sistema predispone per l'utente dei controlli interattivi, cioè qua ti metto una checkbox, qua ti metto una casella di testo, affinché l'utente possa nel passaggio successivo inserire questi dati. Quindi quando io ho, in un caso d'uso, al passaggio 22, perché abbiamo un scenario molto lungo, al passaggio 22 c'è scritto l'utente inserisce il proprio nome, al passaggio 21 ci sarà il sistema che predispone la casella di testo in cui l'utente potrà nel passaggio successivo scrivere il proprio nome. Allora, in pratica, ogni volta, ad ogni coppia di casi d'uso, scusatemi, di passi nel caso d'uso, nella relativa del caso d'uso, ad ogni coppia di passi consecutivi corrisponderà un mockup, come regola generale, poi con eccezioni lo vediamo. No, se i casi d'uso sono sempre fatti dal sistema, mostra all'utente certe cose, l'utente risponde, poi il sistema mostra altre cose e l'utente risponde. Ecco, ciò che risponde l'utente deve essere già predisposto in ciò che il sistema ha preparato. Quindi la videata, il mockup, è uno solo in questi due passi. È la videata che il sistema ha preparato e la stessa videata nella quale l'utente ha inserito i dati. Qui c'è grosso modo un rapporto 2 a 1 tra i passi del caso d'uso e le azioni dell'utente e il mock-up dell'utente. Quindi noi dobbiamo creare dei mock-up che rappresentino tutti i passaggi di scambio di informazioni tra utente e sistema con questa regola qua, essenzialmente. L'intera interazione, il sistema fornisce dati e l'utente li manda indietro, sono un mock-up solo, perché avvengono sulla sola fase.
All'interno del mockup dobbiamo garantire che i dati che visualizziamo e i dati che richiediamo all'utente, quindi nelle due direzioni, siano coerenti col modello concettuale. Per cui se nel modello concettuale c'è scritto la data dell'utente, dobbiamo chiedere la data di nascita, dobbiamo chiedere la data di nascita. Se nel modello concettuale c'è un campo che indica l'età o il range di età, nel mockup dobbiamo chiedere il range di età, perché quello è. Quindi questi due requisiti sono requisiti forti, forti nel senso che all'esame li controlliamo. Quello che sia ci sia coerenza tra il caso d'uso e il mockup, quindi i passaggi che vedi nei casi d'uso e i passaggi che vedi dalla sequenza di mockup sono gli stessi. Di fatto i mockup sono collegati, sono come fossero un appendice, come fossero le figure esplicative del caso d'uso. In realtà il caso d'uso è più astratto, perché il caso d'uso vale anche magari nel caso mobile, dove i mockup saranno diversi. Il caso d'uso vale magari tra 10 anni, quando le convenzioni grafiche faranno in modo che i mockup verranno fatti in modo diverso, perché sarà cambiato qualcosa. Quindi diciamo che sono gli allegati grafici ad oggi per un certo dispositivo, legati al mockup, legati al caso d'uso. Però, come dicevamo, è importante che ci sia sempre la coerenza tra il caso d'uso che deve allinearsi, tra il mockup che deve allinearsi correttamente al passaggio del caso d'uso. E l'altra cosa importante da verificare è la coerenza tra il mockup e il modello concettuale. Poi sarebbe bello, tutto questo discorso di mockup lo facciamo, che le interfacce che creiamo fossero anche, diciamo così, soddisfacenti dal punto di vista dei criteri di usabilità, quindi scegliere i controlli giusti, più usabili, più adatti al contesto, però visto che di criteri di usabilità di fatto ne abbiamo parlato per meno di un'ora in totale, su questo punto non diamo una valutazione. Ok, quindi cerchiamo di fare una cosa, un lavoro ben fatto, però passa all'interno di questo corso in secondo piano rispetto all'aspetto di coerenza informativa. Se no facciamo anche poi un po' di ore di corso di design, allora approfondiamo quello, ma non ci stava tutto nelle ore del corso, ovviamente. Quindi la motivazione per cui facciamo il mockup è quella di ragionare come l'utente interagirà col sistema, anzi di progettare noi come l'utente interagirà col sistema, perché come l'utente interagirà l'abbiamo deciso noi nel fare la videata in un certo modo piuttosto che in un altro. L'importante è fondamentale che sia coerente con i casi d'uso e con il modello concettuale, perché altrimenti abbiamo fatto un lavoro da buttare. Un mockup che non sia coerente con il modello concettuale, che non sia coerente con il caso d'uso, lo butto nel cesso. Perché poi chi lo implementa dice, ma io sta roba qua, poi dove lo attacco quel dato? Quel dato che ho letto, dove lo salvo? Oppure il sistema non lo chiede mai, perché nel caso d'uso non c'è mai questa richiesta. Non serve a niente. Okay? Poi, se serve, l'ho fatto meglio, bene, ma entra dentro anche poi una componente di design, che noi non stiamo approfondendo. Ok, proviamo a vederlo in pratica. Proviamo a vederlo in pratica usando lo strumento che abbiamo scelto di farvi usare durante il laboratorio, che è questo uno strumento web-based che si chiama Balsamic. Quindi Ashta non ha la funzionalità di creazione di casi d'uso, ci sono vari software, alcuni più o meno gratuiti, diciamo così, a seconda delle tipologie. Questo Balsamic è uno dei più utilizzati anche a livello professionale, ci hanno dato una licenza gratuita per 10 anni con l'università. E quindi della versione web, ha una versione web e una versione installabile, no? Ci hanno dato la licenza solamente la versione web, quella installabile ovviamente più veloce, più professionale, più adatta, ma a noi è più che sufficiente. Allora, voi avete ricevuto tutti voi nella mail, chi non era già iscritto al corso dell'anno scorso e quindi aveva già le credenziali, dovreste aver ricevuto tutti nella mail un invito da parte di Balsamic che diceva: è stato creato un tuo nuovo account, un nuovo progetto, bla bla bla, e ovviamente dovete rispondere a quella mail e completare il processo di registrazione in modo da potervi dare una password e potervi collegare al sistema. E all'interno del sistema potete creare poi dei vostri mockup, potete creare poi dei vostri mockup e vedere anche quelli che noi facciamo, condividiamo all'interno del corso. Quindi l'indirizzo a cui collegarsi è balsamic.com. Entrate con le credenziali
che avete ottenuto in fase di registrazione. Fatelo oggi in modo che domani in laboratorio non perdiamo tempo a creare credenziali, eccetera. Se qualcuno di voi non ha ricevuto la mail, l'ha ricevuta, l'ha buttata via, non sa più qual è la password, compagnia bella, lo dice Jacopo o via mail oggi o domani in laboratorio, che lui vi resetta le password oppure vi crea gli utenti nel caso in cui sia andato nello spam o altro. Allora, all'interno di Balsamic voi trovate un'interfaccia di questo genere, di tanti libretti che corrispondono di fatto a tutti i lavori che sono stati fatti durante gli anni. Allora, voi tutti questi grigi non li vedete, neanche quelli rossi, direi, quelli rossi sono quelli di quest'anno, ne vedete uno solo che è il vostro, perché vedete che è stato creato un progetto per ogni matricola, no? Per ogni studente. Noi purtroppo li vediamo tutti, come amministratore del sito, quindi riempie molto la videata. Ma ciascuno di voi vedrà il proprio progetto più quelli che condividiamo noi. Adesso l'anno scorso, normalmente li facciamo con un colore diverso. L'anno scorso avevamo questi colori marmorizzati, orribili, ma perlomeno si distinguevano facilmente, no? Quindi anche quest'anno vedete, sono alcuni fatti da me, alcuni fatti da Torchiano. Non li cancelliamo perché sono comunque esercizi fatti negli anni precedenti, quindi può essere utile, se vi serve, andarli a vedere. Quindi, noi possiamo... Questa è l'unica cosa che voi non potete fare, è questa, aggiungere un nuovo progetto. No, perché vi abbiamo creato solo un progetto ciascuno, potete lavorare all'interno del vostro progetto. Se per qualche motivo, sai, magari un altro anno devo fare una tesina, devo fare un altro lavoro in un altro corso, avete bisogno di un altro progetto, ce lo dite, ve lo creiamo, così ci potete lavorare separatamente. Al momento avete un progetto ciascuno, e quindi i vari mock-up li mettete tutti all'interno del suo progetto, non importa, un progetto può contenere quanti mock-up volete. Semplicemente sono tutti assieme mescolati, se invece volete lavorare su qualcosa separato, ce lo dite, tanto appunto il Politecnico ha la licenza ancora per 2460 giorni, quindi direi che tutti noi, voi sicuro, io spero anche, magari questo corso non lo facciamo più, 10 anni sono lunghi. Allora, cosa facciamo? Prendiamo il solito nostro esercizio su cui abbiamo fatto i casi d'uso, quelli dello studio medico. Abbiamo già i casi d'uso, abbiamo creato una narrativa per l'inserimento della prenotazione, per la conferma dell'appuntamento e basta. Partiamo dall'inserimento della prenotazione e proviamo a immaginarci a questo punto le videate associate, quindi mock-up dei singoli passaggi di interfaccia utente associati a questo caso d'uso. Per farlo inizio a creare, come dicevamo, un nuovo progetto. Nuovo progetto, eccolo qua. Se non l'avessi capito, ho cliccato. Okay. Allora, il progetto lo possiamo chiamare, aspetta, andiamoci con una convenzione, sì, possiamo chiamarlo SIA 2016 trattino studio medico. Quindi non ho bisogno di condividerlo con nessuno di voi, nel senso che è già automaticamente visibile. E li facciamo, quindi sono tutti rossi, facciamolo rosso marmorizzato. Okay? Crea. Allora, questo è l'aspetto che ha un nuovo progetto, a parte la paginetta di benvenuto, che dice, essenzialmente l'azione principale all'interno di un progetto è aggiungere nuovi mock-up. Ogni mock-up è una videata. Poi se vuoi condividere, se lavorate in gruppo, potete rendere il progetto condiviso tra più persone di voi, oppure assets, se volete caricare delle immagini essenzialmente, le potete caricare, sono chiamate assets, le immagini, gli elementi grafici aggiuntivi.
Allora abbiamo questo progetto, l'unica cosa che possiamo fare all'inizio è aggiungere un nuovo mockup. Allora, innanzitutto quante, clicchiamo su aggiungi mockup e ci porta a un editor online, dopo queste frasi commoventi, ci porta a questo editor online che purtroppo è un pochino brutto da vedere perché nel proiettore taglia un po' la risoluzione, ma di solito c'è un pochino più spazio. Allora cosa abbiamo? Abbiamo questo spazio qua centrale che è essenzialmente il contenuto. Qui abbiamo l'anteprima, avremo l'anteprima e qua sotto avremo gli altri mockup che abbiamo creato, quindi le altre videate. E qua sopra abbiamo una libreria di elementi possibili che possiamo inserire all'interno del nostro mockup. Quindi la prima cosa, ad esempio, è un contenitore. E lavora tutto per drag and drop, quindi prendo la browser window e la trascino qua sotto. E lui mi mette, adesso vediamo se riesco a togliermi dai piedi questo pezzo qua. Togliti c'è, no. Visualizza. Quindi prendo gli elementi e li porto sotto. Questo è lo spazio, anche qua mockup notes, togliamo un po' di elementi per renderlo più visibile. Quindi qui sto dicendo, mi costruisco un mockup all'interno della finestra del browser. Ogni elemento grafico ha delle sue proprietà. Quindi quando clicco su questo elemento compare una finestra che mi permette di impostare le varie proprietà, ad esempio la scroll bar, la voglio o non la voglio visualizzare. Se la visualizzo voglio che sia all'inizio, metà, alla fine. Dici, ma cosa serve? Ma serve a dare impressione all'utente che la pagina magari è lunga, che è già al fondo, che è all'inizio della pagina. Sono piccoli indizi che il nostro cervello ormai lavora in automatico. E quindi se voglio passare quel messaggio lo posso fare. Oppure cambiare i colori o altre cose. Se è una finestra di browser non posso cambiare un granché. Oppure se faccio doppio clic all'interno dell'elemento posso cambiare, in questo caso c'è il titolo e l'indirizzo. Quindi, ad esempio, nel titolo, visto che noi stiamo facendo un caso duro di inserimento e prenotazione, lo chiamiamo inserimento e prenotazione. Che ne so, studio medico. Gli diamo una parvenza realistica. Quindi lui mi ha messo inserimento e prenotazione studio medico. All'interno di questa finestra possiamo andare ad aggiungere, ridimensionarla, eccetera, possiamo aggiungere ciò che vogliamo, i vari elementi. E quindi li personalizziamo. Allora, quali elementi di libreria ci sono qua? Beh, c'è un po' di tutto. Beh, all veramente ce li fa vedere tutti. Big sono gli elementi grandi, i vari tipi di bottoni, bottone singolo, bottone a gruppo, checkbox, elenco di checkbox, elenco di radio button, combo box, scelta di colore, calendario, eccetera, eccetera. Sono gli elementi di cui abbiamo parlato. Lo spinner, common, vabbè, sono gli elementi usati più di frequente, contenitori sono gli elementi per dividere, raggruppare gli elementi, no? Quindi il raggruppamento con un rettangolo, raggruppamento con le varie etichette, le varie linguette, elementi per i form, vedete che poi diversi elementi sono, scusate, ripetuti su più gruppi, appartengono a più gruppi a seconda di ciò che stiamo facendo. Le parti per iOS, stiamo facendo mobile, le parti per creare layout, questo per annotare, questo sono semplicemente per aggiungere le annotazioni sopra il mockup, non fanno parte del mockup stesso, media sono i vari player per immagini, far capire che lì c'è un'immagine, c'è una mappa, c'è un player audio, eccetera, un'icona, e poi c'è la parte di project assets o site assets che sono le immagini, quelle condivise site oppure quelle vostre del progetto che voi eventualmente potete caricare. E questa è la parte testo, che ci sono il blocco di testo, una riga sola di testo, il link, eccetera, eccetera. I menu, menu a comparsa, menu all'inizio pagina, eccetera, eccetera. Quindi qua dentro potete navigare e trovare l'elemento che vi serve. Una volta che
l'avrete usato 3-4 volte, vi accorgerete che gli elementi che usate sono quasi sempre gli stessi, quindi per tornare più velocemente basta iniziare a scrivere, ad esempio qua button, e mi fa il completamento, mi dice perché vuoi un bottone, ok, te l'ho messo, te lo sposti e lo usi. Quindi possiamo aggiungere gli elementi o andandoli a cercare la libreria, oppure iniziando a scrivere il loro nome, la loro descrizione qua, e poi trascinandoli sotto. Quindi dal punto di vista grafico è molto facile da usare. Allora, quali mockup ci servono in questo progetto? Allora, il punto 1 è, guardiamo lo scenario, no? Tutto il resto ormai è già noto, dobbiamo mappare lo scenario sotto forma di videate. Allora, il paziente seleziona l'opzione per inserire una nuova prenotazione, dicevamo già che il punto 1 spesso precede l'inizio del caso d'uso. Quindi è un'azione che l'utente ha fatto nel menu principale del sito. Qua in questo mockup stiamo facendo questo caso d'uso, e quindi questo menu principale non ci sarà, non lo modelliamo, o se vogliamo è un mockup a parte, ma non ci interessa in questo momento. Partiamo dalle interazioni a 2 a 2, no? Dalle coppie di passaggi. Pensate a 2 a 3. 2, il sistema predispone un form relativo alle informazioni necessarie per una nuova richiesta. 3, il paziente inserisce i dati per la richiesta. Allora, questi due passi, 2 e 3, sono un'unica videata. Il passo 1 potrebbe essere un'altra videata, non ce ne occupiamo oggi, soprattutto per ragioni di tempo, anche perché poi è banale, basta mettere un bottone, inserisci prenotazione. Quindi 2 e 3 richiedono un mockup, 4 richiedono un altro mockup, che è una videata diversa nella quale il sistema dice confermato, l'alternativa scelta è questa. Poi le varie estensioni richiederanno anche altri mockup. Ad esempio 4A1 è un mockup diverso da 4. Perché 4 ti dice ti ho accettato questa, 4A1 ti dice le alternative che ti contropropongo sono queste, scegliene una. E quindi 4A1 e 4A2 saranno un mockup unico, in cui il sistema contropropone e l'utente accetta. Oppure 4A1 e 4A21 è un'altra cosa che può capitare, il sistema propone, l'utente non accetta. Quindi i mockup per varie coppie di interazione possibili, sistema propone, utente risponde. Allora partiamo dalla principale, la 2-3. Allora il passo 2-3 sarà: il sistema predispone un form relativo alle informazioni necessarie per una nuova richiesta e il paziente inserisce i dati per tale richiesta. Allora, richiesta, cos'è richiesta? Richiesta, andiamo a vedere che informazioni ha dietro la richiesta. Andiamo a vedere il modello concettuale e chiediamoci quali sono i dati che l'utente deve inserire e quindi gli elementi interattivi che il sistema deve predisporre. Richiesta era, allora, cosa deve inserire ovviamente l'utente. La richiesta è una classe che è collegata con paziente, ma sappiamo già chi è il paziente non deve inserire se stesso, avrà fatto il login prima. No? Ce l'abbiamo tra le precondizioni il fatto che il paziente era già stato riconosciuto. Quindi, fin tanto che questo studio medico permette di inserire una richiesta di prenotazione per me stesso, il sistema sa già chi sono, non glielo devo chiedere. Diverso sarebbe se il sistema permettesse di inserire richieste di prenotazione per un familiare, allora lì in quel caso dovrei anche inserirlo, ma non è previsto, punto. Urgente, sì e no, lo devo inserire l'utente. Inserita la data di inserimento è un valore che viene calcolato automaticamente dal sistema, non chiedo all'utente dimmi che ora è, lui mi dice sei scemo, non lo sai, tu che sei una macchina, sei tu che devi dirlo a me. Quindi questo non è un dato che l'utente deve inserire. Urgente è un dato che l'utente deve inserire. Paziente non è un dato che l'utente deve inserire perché il sistema lo sa già, perché coincide col paziente che ha fatto il login. Alternativa, sì. Le alternative sono i dati che il paziente deve inserire. Quali sono le date possibili? Disponibilità, no, perché le disponibilità sono quelle al massimo che il sistema ti propone, quindi non è l'utente che lo inserisce. Specialità, sì.
Quindi, in sintesi, cosa deve scegliere l'utente? Che dati deve fornire l'utente? L'utente deve dire qual è la specialità, se è utente e quali sono tre date alternative che lui propone. Fine. Anche lista d'attesa, che potrebbe essere legato a richiesta, non lo sarà perché verrà gestito in un momento successivo, non adesso all'inserimento. Non decido subito di mettermi in lista d'attesa. Okay? Quindi sono queste tre informazioni solo. Allora, dovrò dire all'utente, innanzitutto fargli capire cosa sta facendo. Quindi magari metto un titolo nel testo, c'era, me lo ricordo, un titolo grosso che posso mettere qua, inserimento, dopodiché posso ricordargli chi è lui. Una linea di testo, ma non la voglio qui. Potremmo dirgli qualcosa come nuova richiesta per Pinco Pallino. Qui c'è poi un piccolo linguaggetto che fa sì che quello che metto con gli asterischi compare in grassetto, quello che metto con i simboli sottolineato compare come link, eccetera, eccetera. Poi andatevi a leggere l'help che compare qua dentro, quando ho creato un nuovo elemento, poi lo vedremo anche con gli esempi successivi, ma non andiamo adesso a fissarci sulla formattazione del testo. Le piccole convenzioni che permettono di abbellire un pochino il testo, formattarlo. Allora, questo mi dice all'utente, guarda che questa richiesta che stai inserendo è per te, caro Pinco. E cosa devi scegliere? Devi scegliere la specialità. Allora, come la facciamo scegliere la specialità all'utente? Io metterei una tendina, una select o un gruppo di radio button. Dipende se ci aspettiamo che le specialità siano molte o poche. Di sicuro è un valore, una scelta chiusa. L'utente non deve poter inserire e scrivere ciò che vuole. Okay? Quindi non sarà una versione combo in cui lui può scrivere, non c'è la casella di testo, ma c'è semplicemente un elenco di valori, o elencati in una tendina o elencati in un gruppo di bottoni. Con a fianco un'etichetta che spieghi cosa stiamo chiedendo. Quindi sicuramente ci sarà sempre una label. Che è la specialità. La label è l'etichetta, è un testo normale, il titoletto a fianco, e poi ci metto questa. Normale, sì. Una combo box nella quale io posso inserire i valori possibili, quindi posso dire, che ne so, oculista, ortopedico. Torino, li faccio tutti con la O, eccetera. E questo mi fa vedere come compare all'utente questa scelta. Sì. Qui In una combo box l'utente non può inserire. la chiama combo box, ma in realtà cioè, ha un elemento solo. Aspetta, Balsamic ti dà un elemento solo per tutte queste cose. In realtà, poi, essendo un, vedi che non ce n'è un altro che non sia la combo, ma sia la lista pura. La lista,
la list è così. Possiamo anche scegliere, il problema è che non c'è una lista scomparsa che non abbia l'elemento combo, quindi purtroppo dobbiamo fare il compromesso. In realtà non è così grave, perché poi l'utente nel markup vero non potrà scrivere, no, perché semplicemente può vedere. Possiamo scegliere se usare questo elemento oppure quest'altro. Questo elemento possiamo far capire all'utente che è sempre aperto, oppure nello stato chiuso mi fa vedere un valore solo, che è il valore selezionato. Quindi possiamo giocare sull'uso dello spazio, lo facciamo vedere chiuso ma facendo capire che si può aprire, oppure lo facciamo vedere aperto perché tanto non abbiamo problemi di spazio. Quindi questa è la prima cosa che lui deve scegliere. Poi il fatto che sia urgente oppure no, scusate, io la metterei qua a fianco, allora come la chiediamo l'informazione sull'urgenza? Allora ci sono tre possibilità, due radio button, sì no, una tendina che qua, sì no, o una checkbox che spunta, urgente sì, urgente no. A me viene in mente più la tendina, la checkbox, scusate. Anzi, scusate, qua mi mette già addirittura il testo a fianco, quindi non devo neanche mettere la label. Quindi l'utente la può spuntare oppure no, la spunta, compare così, e poi l'utente deve poter selezionare fino a tre date, giusto? Indicare fino a tre date. Allora, le date sono qua, posso usare questo elemento dei chooser, oppure l'elemento calendar. Che differenza c'è? L'elemento calendar è più esplicito, mi fa vedere l'intero calendario, vado, posso andare avanti e indietro, immagino di andare avanti e indietro senza la data. Invece il chooser è un elemento più compatto, in cui posso scrivere la data, oppure se voglio, cliccando su quest'icona, mi si aprirà il calendarietto e selezionerò sul calendarietto. Allora, dovendone inserire tre, mi sembra più utile usare un elemento più compatto, piuttosto che uno più ingombrante. Quindi io lo metterei così, con davanti ovviamente un'etichetta, mettiamo anche un, facciamo così, qua, porta davanti e qua. Posso indicare, ad esempio così, faccia capire che posso inserire le date, magari alcune non inserisco, non sono obbligato a inserirne tre. No? Il testo, se non ricordo male, diceva fino a tre alternative. Ops. E poi? Poi una volta che l'utente ha inserito questi dati, deve poterlo confermare. Quindi dovrà avere un bottone che dice inserisci.
inserisci richiesta. Lo mettiamo sotto, che in qualche modo riassume tutta la parte, allineiamolo più o meno con urgente. Che visivamente riassume che cosa sto inserendo? Beh, tutto ciò che c'è sopra. Questo mockup rappresenta, dicevamo, i passi. Il sistema, due, il sistema predispone un form relativo alle informazioni necessarie, abbiamo capito quali erano le informazioni necessarie, abbiamo deciso un modo possibile di visualizzarle. Poi, se voi dicevate, ma io preferisco i due radio button piuttosto che la checkbox per urgenza, va bene lo stesso. L'importante è che non mi mettiate due checkbox, ad esempio, perché invece questa sarebbe una posizione multipla. E punto 3, il paziente si decide i dati richiesti. E qui abbiamo fatto vedere che un paziente stava già compilando. Questo è un mockup. Possiamo mettere una nota. Possiamo dire, ad esempio, inserimento richiesta, step 2, 3. Qui ce lo ricordiamo. Il collegamento, andiamo a specificare il collegamento tra il mockup e il caso 2. Poi cosa succede quando premo inserisci? Beh, nel main success scenario vado al passo 4. E nel passo 4 semplicemente il sistema conferma che una delle alternative disponibili indicando quale data è confermata. Quindi, vi faccio di nuovo visualizzare gli elementi del progetto. Questo mockup è già stato fatto. Ne dobbiamo creare un altro per un'altra videata. Quindi salva questo che per ora è chiamato new mockup, lo possiamo chiamare inserimento richiesta due, tre, che così mi ricordo che sono il passo 2 e il passo 3. Quindi ha dato un nome a questo inserimento richiesta. Dopodiché posso crearne uno nuovo, quindi faccio close, qui mi dà, sono tornato al progetto e mi dà la possibilità di creare un nuovo mockup. Oppure più semplicemente posso duplicare col comando clone un mockup esistente, o da qui o direttamente dall'interno. Posso andare in modalità edit, me lo permette di nuovo di modificare. E già da qua posso farne un clone. Il clone mi dà, fa il vantaggio che mi dà già la finestra web uguale a prima e posso cancellare ciò che non mi serve più e aggiungere cose nuove, così almeno ho una continuità grafica. Okay? Allora, inserimento richiesta. Togliamo tutto a questo punto. Questo bottone magari ci serve. Quindi diremo richiesta per picco pallino accettata. E diciamo che l'appuntamento per visita, lui voleva l'oculista, fissato il giorno 17 gennaio 2016, 17. Alle ore 10:30. Purtroppo sul mockup precedente nel widget del calendario non aveva previsto le ore, quindi non c'erano scritte, dovrei aggiungerle. E quindi non ho più niente da fare, chiudi. Cioè,
Cioè, casualmente una delle richieste che mi avevi offerto è già stata accettata, ti do conferma. Vorrei tanto scrivere, ti ho inviato una mail di conferma, ma non è vero perché il mio processo non invia mail di conferma, se non sbaglio, forse l'avevo messa. Non posso inventarlo adesso, eh? Se non ce l'ho nel processo non lo posso fare, oppure devo aggiungerlo nel processo. Paziente prenota una visita bis, calcolo paziente alternativa disponibile, sistema conferma al paziente, no però non manda mail, lo conferma semplicemente scrivendo il suo ideato. Questo qua è lo step 4. Chissà se si può tornare indietro. Qui volete, ecco, sui vari mockup posso, una volta che ne ho più di uno, passare semplicemente dall'uno all'altro, molto comodamente. Voglio vedere cosa capita se qua metto un'ora, se si arrabbia tanto, come la lascio scrivere. No, come la lascio scrivere. In più cosa posso fare? Ecco, una volta che ho fatto questi mock-up, lui mi fa vedere come asterisco quelli che non ho ancora salvato, quindi magari devo tornare qua a salvare. Quando faccio save mi dice, mi fa vedere tutti quelli che ho modificato nel frattempo e mi chiede di salvarli. Quindi questo è nuovo. E quindi posso andare avanti. Una volta che ho creato il mockup, adesso ne abbiamo già due, una cosa che posso fare è farli provare all'utente. Se io ci clicco semplicemente sopra, posso mostrare all'utente, l'utente può interagire, addirittura posso, c'è una voce che si chiama lancia prototipo, questa freccia qua, che me lo apre a schermo pieno, quindi toglie tutti i pezzi di balsamiche e fa vedere all'utente questo. Quindi io con questo posso fare dello user testing. Vedere questo mockup, capire l'utente cosa vuole, che reazione ha, che cosa capisce, eccetera, e anche simulare un minimo di interazione. Ad esempio, vorrei che quando l'utente preme il tasto inserisci vada a quello dopo. Io posso passare da uno all'altro con le frecce, però chiaramente non è naturale. Posso aggiungere in più un minimo di interazione, un minimo di navigazione interna. Dico minimo perché questo comunque è uno strumento di mockup, non è uno strumento di sviluppo. Per cui al bottone inserisci, c'è tra le proprietà del bottone c'è una proprietà links, e quando ci vado sopra posso scegliere dove porta questo link. In questo caso inserimento richiesta 4, che è il nome del mockup destinazione. Una volta che salvo questo, torno su e lancio il prototipo, riparto ovviamente dal primo mockup, è uguale a prima, allora l'utente vede questo, poi però se va vicino al bottone vedete che il puntatore si trasforma nella manina e se l'utente che sta provando il prototipo la clicca, viene mandato alla pagina successiva. Non è fantascienza, ma è uno strumento comodo che in 3 minuti ti permette di testare un'interfaccia senza implementarla. Questo nel caso in cui vada bene. E se non va bene, qui noi abbiamo coperto questo caso d'uso qui, smarcato, fatto, questo fa, certo, poi non. Con questo mockup abbiamo coperto, col primo mockup abbiamo coperto questi due, col secondo mockup abbiamo coperto quest'altro. Servono altri mockup. Ad esempio, questo. 1, 2. Servono altri due mockup per gestire l'alternativa 4A. Il primo mockup in alternativa al 4, che faccia vedere che le alternative non sono disponibili, ma il sistema ne propone altre 3. Pardon, questo è 1. Il sistema ne propone altre 3 e l'utente può selezionare una di queste 3. Oppure l'utente dice no, mettimi in lista d'attesa.
Quindi noi abbiamo 4 a 1 in cui il sistema propone all'utente delle cose. A seconda di che cosa fa l'utente, 4 a 2 ne ha scelta una, o 4 a 2 a 1 ha scelto di essere inserito in lista d'attesa. Il mockup per queste tre cose è uno solo. Perché quando il sistema nel passo 4 a 1 predispone l'interfaccia, deve predisporla prevedendo entrambe le possibilità. E quindi nel mockup ci va a finire sia la possibilità che l'utente abbia scelto una di quelle date, sia la possibilità che l'utente abbia scelto no, voglio essere inserito in lista d'attesa. Allora, proviamo ancora a almeno ad abbozzare quest'altro mockup. Cloniamo questo. Ce lo chiamiamo, qui lo si chiama complicato adesso, questo qua si chiama 4 a 1, poi c'è anche qua dentro il 4 a 2 e il 4 a 2 a 1. Se qualcuno ci vede pensa che stiamo dando i numeri. Allora, non ci sono disponibilità per le date proposte. Però possiamo offrirgli delle date alternative. Allora, a questo punto io gli metterei dei radio button. Date alternative possibili. Non gli metto più l'elemento calendario perché non voglio suggerirgli che lui può modificarle quelle date. Gli metto semplicemente del testo con dei radio button tra cui lui può sceglierne uno. Quindi radio button group è l'elemento che già mi dà un insieme di radio button elencati e ci clicco dentro il modo... Per selezionare mi fa vedere qua con l'esempio, se voglio far vedere una voce già selezionata ci metto due parentesi tonde con O in mezzo, l'opzione non selezionata due parentesi tonde con lo spazio in mezzo, il trattino invece è indeterminato oppure opzioni non abilitate. Ma... Allora, noi possiamo dire alternative, no, alternative c'è scritto, quindi aperta tonda, spazio chiusa tonda, mettiamo una data che potrebbe essere... il 22/12/2016 alle ore 17:30, scomodo, nessuno vuole andare perché tutti fanno i regali, oppure al 5 gennaio 2017 alle ore 9 del mattino, oppure un'altra alternativa, possiamo far finta che l'utente abbia scelto questa, il 9/09/01/2017 alle ore 12:30. Oppure devo dare all'utente la possibilità di rifiutare tutte queste e dire no, io voglio essere messo in lista d'attesa. Lo posso fare in due modi: o aggiungo un quarto bottone lì dicendo lista d'attesa, oppure metto un altro pazzo sotto in basso, a fianco chiudi, chiudi lo chiamerò conferma, questo lo chiamo conferma. Metto un altro bottone a fianco con scritto rifiuta, inserisci in lista d'attesa. Però mi piace di meno perché cambia la modalità di interazione. Meglio aggiungere un bottone, secondo me, perché di fatto è una alternativa in alternativa a quelle presentate. Magari gli metto una riga vuota. Quindi lui sceglie uno di questi tre oppure il quarto. E poi avrò un bottone conferma. Come ci arrivo a questo caso d'uso? Facendo il link, beh, ci arriverò sempre da questo bottone inserisci. In questo caso l'ho programmato per andare a inserimento richiesta 4, ma potrei
programmarlo per andare all'inserimento di richiesta fallita. A volte in questi casi si mette a fianco qua un bottone finto che vada dall'altra parte, così durante i test sai che se tu clicchi sull'inserisci vero vai all'inserimento con successo, se clicchi sull'inserisci a fianco vai al percorso alternativo, così riesci a testare tutti i percorsi possibili. E quindi in questo caso abbiamo, poi vi lascio, ancora metto in grassetto ciò che abbiamo fatto, questo col primo mockup. Col secondo mockup abbiamo fatto il passo 4, col terzo mockup abbiamo fatto 4 a 1, 4 a 2 e questo qua. Poi serviranno ancora degli altri, ad esempio questo 4 a 3, 4 a 2 a 2, ma sono semplici videate di conferma che sono molto simili a quelle del passo 4. Così via. Questo progetto qua già adesso se ricollegate lo potete vedere perché ha fatto direttamente i balsamichi e quindi avete la visibilità. Domani ci giocate proprio.